La terza edizione della YouTuber Summer Cup è ripartita col botto davanti a un pubblico straordinario con un match spettacolare tra Inter e Fiorentina, ma soprattutto a colpi di Jay Pata, che ne ha fatti 4 nel suo esordio nerazzurro. Jay Pata, Sceferroni, superato Jay Pata! 4-2! Finisce qui! 5 invece i gol del Napoli, che ha demolito la Juventus e non molla un centimetro, rimanendo aggrappata ai campioni in carica. Nel girone B invece bene il Milan, finalista dello scorso anno, perché è partita con un successo la squadra di Harry Lazza contro il Bologna, pareggio spettacolare nel derby della capitale tra Lazio e Roma. Insomma, questi tutti i risultati delle prime 4 partite. Abbiamo cominciato a conoscere le squadre e questa classifica live può raccontarci qualcosa, ma è ancora prestissimo perché siamo solo all'inizio. E allora, torniamo in campo e cominciamo a divertirci sul serio. Super Alan e Fuse Gamer, vi faccio una domanda. Voi inizierete a giocare adesso, perché con la Juve è stata proprio una passeggiata, non avete giocato, ve l'hanno regalata la vittoria. Perché odi Napoli? Io non odio Napoli. No, sto scherzando. Comunque, sì, speriamo che l'Inter sia una squadra all'altezza del nostro livello, perché la Juve... Mamma mia. Mister? Guarda, è stata una partita per farci capire effettivamente come muoverci, perché era la prima volta, almeno con me, che giocano a 5. E quindi abbiamo avuto delle risposte, le risposte che volevamo. Adesso sfiderete il Napoli, una squadra che non siete abituati a incontrare, e soprattutto una delle più forti, sia della scorsa YouTuber League che anche, diciamo, di questo inizio di Summer Cup. Avete paura? Ma l'anno scorso ci hanno battuto, ma alla fine abbiamo vinto noi la Summer Cup. Quindi sia in caso di vittoria che di sconfitta, una speranza ce l'abbiamo, però li ho visti oggi prima giocare e sono veramente tosti. Sicuramente manca anche Pierino nella vostra squadra, che questa cosa sbilancerà un po' le sorti. Oggi bisogna fare quello, soprattutto dal punto di vista caratteriale, perché tecnicamente il Napoli mi sembra messo meglio sotto alcuni ruoli. Inter e Napoli, si torna nel gruppo A dopo il derby della capitale. Io sono ancora affaticato, 1-1 lì, ma adesso si torna nell'altro girone, entrambi sono a 3 punti. Déjà vu, è successo anche lo scorso anno, poi il Napoli vinse il confronto, perché ricordiamo che questo è il terzo anno su 3 che si trovano nel girone. Il primo anno vinse l'Inter 5-0, lo scorso anno il Napoli 2-1, aggiudicandosi il primo posto nel girone, quindi la semifinale diretta. E questa è una partita che indirizza tantissimo a proposito di qualificazione di primo, secondo, terzo posto, insomma le posizioni buone per passare, perché l'Inter ha vinto 4-2 contro la Fiorentina, ha vinto anche il Napoli benissimo contro la Juventus, e allora questa è una gara che diventa fondamentale. E si parte con il primo possesso del Napoli, con Ale Iannacci messo in movimento da Mirko, poi Gnabry che intercetta il suggerimento proprio per colui che di solito gioca con il 93, oggi Napoli senza numero. Crispo sul pallone, Isak in barriera, c'è anche Gnabry ad allungare, parte Crispo, Cobianchi, il calcio d'angolo, primo squillo vero da parte di Osimone, come lo chiamavano nell'antica Grecia. Battuta sempre su Crispo che si gira, destro, Cobianchi, Crispo ancora giù, va, calcio dai. Di rigore, credo, o punizione, no, è calcio di rigore per il Napoli, l'intervento è dentro l'area, Crispo contro Cobianchi, primo rigore di questa Summer Cup. Parte Crispo, 1-0 Napoli, non sbaglia, mima la testa e porta avanti gli azzurri, porta avanti i campioni d'Italia, voglio dire, porta avanti i campioni d'Italia contro i campioni in carica di questa Summer Cup. Iannacci, verticale, Gnabry prima di Crispo, ripartenza dell'Inter con Gnabry che si autolancia una prateria per Gnabry che supera il Cadario. Gnabry, chapeau al capitano dell'Inter che fa 1-1, si fa male ma riporta i suoi sul livello del mare. Bravo, avanti, è nato, taglia Inza, Jay Pata, Dario, impariamolo a memoria questo nome perché si sta prendendo la Summer Cup. In barriera Iannacci e Matthew, con Dario appoggiato al palo a posizionare i suoi, con Crispo che protegge la porta, con Fius lì nella terra di nessuno, Jay Pata, buca Dario, l'Inter
Inter, la ribalta, comeback, 2-1. E poi a me c'è questa cosa che esulta, che Pierino destabilizza in una maniera preoccupante. Vorrei fare una battuta, ma visto che dopo c'è Roma-Bologna, non la faccio la battuta. Non la faccio. Intanto 2-1 per l'Inter. Sì, centrale sempre fisso. Baffo. Un po' di campo e va. No, Wagyu! Wagyu di torna, Silve, torna! E quindi è ripartito ancora J-Pata veloce. J-Pata dentro per Isaac! 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 Con la maglia di Lukaku fa 3-1! 3-1 per l'Inter! E poi il twerk! Perché? Perché se non twerka non è Isaac! È 3-1! Raga, calma adesso, Di là, di là! Cazzo fai! Isaac! Di là! Batta solo! Raimondo che non difende il Napoli! J-Pata! 4-1 Inter! Buonanotte alla difesa del Napoli! Poker! E ancora J-Pata che esulta! Quattro palloni! Il mio Romelu Bianco! Lui è Romelu Bianco! J-Pata! Posta interno, uno contro tutti. J-Pata! Ha rischiato anche qui di farne tre. Finisce il primo tempo 4-1 per l'Inter. Allora un flash rapido. Lo faccio col capitano nerazzurro. Gnabry, corri qui al volo perché ha segnato il suo primo gol in questa YouTuber Summer Cup. Ha scelto, perché questo è da Gnabry, è tipico di Gnabry, un gol brutto. Come mai? Diciamo che lo volevo sempre contro il Napoli, come l'anno scorso il primo gol. Peccato che nell'esultare mi hanno fatto uno sgambetto, quindi sono mezzo... Ma infatti come stai? Ho visto andare per terra, non hai neanche esultato. Quindi stimolo per fare un altro gol ed esultare per bene. E si va con il secondo tempo di Inter-Napoli o di Napoli-Inter, chi lo sa. Ste, no, stai dietro, Ste, non facciamoci. Gipata Inter, Gipata inizia fuori nell'Inter, che riparte, bene, con Gnabry, implacabile, inesorabilmente Gnabry, 5-1, l'ha detto, voglio farne un altro, per esultare, esulta e mostra il suo nome, e il suo numero, baffo. Attenzione, che poi sono sempre loro due, Gnabry e Mirko, Mirko e Gnabry, una storia infinita, praticamente nella stessa zona di campo, fategliene una foto per corte, guarda, una scena brutta, e la cosa ancora più brutta è che non si sono presi apposta, cioè una roba veramente orribile, chiedo scusa, io. Pronto Venom, rincorsa molto poco sexy e poi conclusione di Venom, nonostante la rincorsa, fa 6-1 per l'Inter, una punizione straordinaria. Io l'ho passata perché gli ho lasciato la punizione. Bravo, questa è sportività involontaria, di cosa fai? La coattaggine di un uomo, 6-1 per l'Inter. Intanto Matthew, il Napoli non ci sta, prova a rialzare la testa, 6-2, Matthew tocca, Pius dentro per Mirko, azione meravigliosa del Napoli, schema perfettamente riuscito, abbiamo anche una partita perché 6-3, J-Pata, sinistro, applaude anche Crispo perché non ce n'è con questo ragazzo che entra in campo e fa quello che vuole, ancora J-Pata, 7 gol in 2 partite. Marconi, quanto manca? Chiedi all'arbitro, che ne so io. Gnabry, prepara il destro a giro, la porta invece sul sinistro e torna da J-Pata che va morbido e finisce così. Inter 7, Napoli 3, dominio nerazzurro e questo è un risultato molto pesante, il secondo molto pesante di questo girone dopo la vittoria del Napoli contro la Juve. Sentiamo un po' di protagonisti, andiamo da Lasagna. Baffo, diciamo che, cioè, tu stai giocando contro la tua squadra. Allora, praticamente hanno tirato in porta, ho provato a toglierlo, comunque sarebbe entrato in porta, ho provato del mio meglio. Venom, primo gol alla YouTuber Summer Cup, al tuo esordio, diciamo. Come hai visto la squadra? Come vedi questo Inter che è in netto vantaggio per ora su tutte le altre? Sincero, abbiamo gasato, dobbiamo dirlo. 2 vittorie su 2 partite, 6 punti. Isaac. Dimmi amore mio. Ma che bella esultanza ci hai fatto. Sono emozionato in questo momento. Cioè, non ci aspettavamo di vincere. Non ti aspettavi di segnare, diciamo ma la verità. Ma soprattutto non mi aspettavo di fare gol. Cioè, amo, ma mi vedi a me?
Cioè, ragazzi, io ho fatto gol. Cioè, questo culo ha fatto gol, ragazzi. Vuol dire che è grave la situazione. Ecco, arriva un altro nero. Infatti, questo culo ha fatto gol, ma gol di culo. Il vostro capitano ha rilasciato nell'intervista prepartita una dichiarazione, diciamo, non congruente a quello che è successo nella partita, ovvero che il Napoli si fosse solo riscaldato contro la Juve, che in effetti questo è vero, e che sarebbe stata la mentalità a farvi vincere. Purtroppo è andata male. Abbiamo incontrato comunque una squadra forte con talenti comunque in avanti belli forti. Magari la Juve è una spanna sotto all'Inter, quindi magari siamo stati anche un po' a peccare di presunzione sotto questo punto di vista. Gigi, capitano della Lazio, siamo di nuovo qui assieme con un'altra partita, questa volta contro il Milan. Che sensazioni hai? Abbiamo visto un Milan molto compatto contro il Bologna, ce la possiamo giocare, dobbiamo riuscire a gestire meglio la palla. Se riusciamo a gestire meglio la palla partendo da dietro, ce la possiamo fare. Un nodo alla gola, nel buio balli da sola. Mirko Mastrocinque, Harry Lazza, siamo di nuovo qui per un'altra partita, questa volta contro la Lazio, che è una squadra che gioca molto molto sulla forza del gruppo. Pensate voi di venire meno in questa cosa o di essere alla loro altezza? Beh, loro hanno vinto la YouTuber League, quindi in qualche modo, cioè, avranno sicuramente dei meriti. Io credo nei ragazzi, comunque, hanno fatto una bellissima prima partita, l'avete vista sicuramente. Come motiverai la tua squadra adesso che la fatica si sta iniziando veramente a far sentire? Sì. E ora, ragazzi, per festeggiare ci mangeremo queste tre pizze come abbiamo mangiato il Napoli. In realtà dovevo ordinarne 7, ma mi sono limitato, dai. Ed eccoci qui, signore e signori, siamo tornati pronti per un nuovo match. Il terz'ultimo. Partita niente male davvero. Lazio, Milan. È tutto pronto, l'arbitro sta per dare il calcio d'inizio e si comincia. Lazio-Milan, partita in notturna. Subito il pressing da parte del Milan. Buona giocata da parte di Lorenzo Roma. Poi Baldi in avanti per Savage in verticale. Poi all'indietro ancora Lorenzo Roma ad impostare. Lascia il pallone a Savage. Male Savage qui. Subito Samuel in percussione con la suola. Samuel fino in fondo. Samuel ancora! Giusto per far capire chi comanda. Iniziamo così. 1-0. Milan. Doccia fredda dunque per la Lazio in questo avvio. Vediamo se ci sarà subito la reazione. Lorenzo Roma pensa alla conclusione. Ragnar si fa trovare pronto con la respinta. Ecco Samuel che prova ad andare in percussione come suo solito. Prova a saltarne un paio alla fine, forse esagera. Prova la Lazio a ripartire. Bravo Nelson in fase di copertura. Non è finita. Savage! Ragnar, senza paura! Dai, è l'uomo, è Nelson! C'è Giova! No, sul portiere! Ma Giova! Lazza, un po' di spazio per lui, prova a rientrare sul destro, vediamo se andrà la conclusione, rientra sul mancino ancora, belle le fitte, la conclusione a colpo di biliardo, grande risposta con i piedi da parte del portiere DC System che deve calcio d'angolo, grande occasione per il Milan. Sali, siamo! Ora Gigi, grande giocata, sinistra dai, poi dai. Per Savage che pensa al tocco in mezzo ancora per Gigi, la grande chiusura da parte di Harry Lazza, il contropiede del Milan ancora con Lazza che si lancia tutto solo, vediamo se va la conclusione, la grande risposta ancora di DC System che tiene in vita la Lazio. Occhio. Gigi, salta dei Carli, ancora Gigi, percussione da solo, Gigi, bello il tocco Savage, che occasione per la Lazio. Va in mezzo, nulla da fare. Samuel ancora di fisico a spostare Baldi, posizione interessantissima, sono in tre addirittura, ma Samuel non ci pensa due volte e va a segnare il 2-0 per il Milan. Che gol di Samuel, si è girato di fisico, strappo, accelerazione e gol classico del calcetto con la punta. Che spettacolo, semplicemente off Samuel. Fine primo tempo. 2-0 Milan, doppietta del solito Samuel. Vediamo se nella ripresa la Lazio riuscirà a reagire. Per ora troppo difensiva la formazione biancoceleste, sta mancando un po' l'attacco. Ma lei è infaticabile, cioè è una cosa in... No, in realtà... Sì? In realtà io sono stanco, però cacchio raga, è proprio bello giocare, mi sento vivo, quindi è per quello che continuo a correre come un matto. Che grande. Ah. Allora zoccolo duro di prima per Henry Lazza. Lunetta di centrocampo, fa fuori un avversario, vediamo se va al tiro DC System e poi ancora, forse con la mano, non secondo l'arbitro, si continua. Alla fine si ricomincia da DC System, Gigi prova
ad andare da solo con la suola. Grande giocata da parte di Gigi. Ragazzi, finisce giù, finisce giù. Reclama un calcio di rigore che non arriva però. Quanto stanno iniziando a spegnere le luci? Sì, tra poco ci cacceranno. Useremo le torce dei telefoni. Perché non ci ferma nulla. Attenzione, qui errore di Zoccolo duro, Savage! Forse le distanze! La riapre! C'è. Dai, Gigi! Primo errore del torneo per Zoccolo duro. Si riapre la partita dunque con la Lazio che accorcia. 2-1. Stramacci all'indietro per DC System. Si allarga a sinistra Lorenzo Roma. C'è spazio per DC System. Sbaglia tutto però, attenzione, la porta è vuota. Samuel in anticipo. Oh, fallaccio. Questo fallo fallaccio da ultimo uomo. Attenzione per Lorenzo Roma. Proteste del Milan. Tutti intorno all'arbitro. Chiedono il rosso per fallo da ultimo uomo. Samuel sarebbe stato da solo con DC System anche un po' fuori dai pali. Leggermente. A calcio 5. Fammi parlare. Sta spiegando che a calcio a 5. Esatto. Confermato il giallo per Lorenzo Roma che resta in campo dunque. Calcio di punizione, la posizione interessante per il Milan. Zoccolo duro è pronto ad incaricarsi di questa battuta. Vediamo se riuscirà magari a rimediare all'errore fatto in precedenza. Forte e teso. Stava per diventare un assist per Samuel. Lorenzo Roma in avanti a cercare Gigi, grande stop da parte del campionato della Lazio che resiste all'attacco di Zoccolo duro, poi però il recupero uno contro uno, attenzione a Samuel, filo in fondo, Samuel! La rimette al sicuro! 3-1 per il Milan! Lorenzo Roma chiama e riceve il pallone, si allunga un po', alla fine la tiene in qualche modo, Baldi non riesce. E finisce qui, vince il Milan 3-1 con la tripletta di Off Samuel. Pensavo che uscissi completamente dalla porta per provare a segnare come avevi fatto in Juve-Milan nella YouTuber League. Allora, ho provato un po' di volte, la mia, diciamo, aspettare, attendere è dovuto al fatto di che non subivo gol. Quindi automaticamente io ritengo che il clean sheet sia più complesso di segnare da portiere, cioè la vedo in questo modo, quindi automaticamente io attendo. Però naturalmente si sfascia la partita, qualcosa in più provo a fare. Una prestazione eccellente e quindi a questo punto ci aspettiamo non solo un derby Milan-Inter ma anche uno scontro diretto per il capocannoniere di questa Summer Cup con Jay Pata. Grandissimo rispetto per Jay Pata, è veramente bravo, voglio almeno tentare di arrivarli vicino. Secondo te nella prossima partita cosa c'è da migliorare? Sicuramente quando ci prestano alti facciamo fatica. Mi è dispiaciuto essere uscito proprio nel momento in cui avevo segnato per questa cosa dei cambi programmati e però vabbè dai, cerchiamo di migliorare giocando la palla a terra. Volevo chiederti un tuo parere sull'arbitraggio di questa partita. L'arbitro ha sbagliato un paio di situazioni, un fallo su Gigi e al limite dell'area. Avremmo meritato qualcosa di più a livello di arbitraggio, però alla fine è andata così e dobbiamo accettare il verdetto. Io vi volevo chiedere se avete veramente paura di questa Fiorentina, perché ha saputo tenere testa all'Inter, che abbiamo visto finora essere una delle squadre, se non la più forte. Sì, anche perché poi sappiamo, no, che c'è anche una rivalità abbastanza importante, quindi sicuramente daranno ancora di più, ma anche loro come noi, al netto di quelle che sono state le altre partite del girone, vincendo questa partita si assicurano di giocarsi lo scontro per accedere in semifinale in sostanza, quindi è una partita decisiva, non vanno minimamente presi sotto gamba perché hanno dimostrato di avere tante individualità brave. E secondo te in che modo la Juve può vincere questa partita? Sicuramente cercare di coprire meglio il campo, perché ho visto un paio di situazioni anche nella prima partita che vanno evitate. Rieccoci anche dalla Fiorentina, che è stata, almeno a mio parere, una delle più belle scoperte di questa Summer Cup, che è riuscita a tenere testa all'Inter, che appunto si è rivelata una delle squadre più forti. Qual è il vostro segreto? Anche a noi vedere l'Inter che ha demolito il Napoli ci ha fatto prendere un po' più di fiducia. Speriamo di essere la sorpresa e di vincere anche una partita, di passare il turno. Ce la stiamo giocando, per noi è importante. C'è una reale, una concreta possibilità che la Fiorentina vinca questa edizione della Summer Cup? Non si gufa. Vincere è difficile, però siamo mentalmente molto forti e crediamo nelle nostre potenzialità. Siamo gasati e con la testa giusta per vincere anche la prossima partita. Ci siamo, è il momento di cominciare. Attenzione. La penultima giornata dal centro sportivo Ciriaci, Juventus Fiorentina, e si comincia e si parte. È cominciata Juventus Fiorentina. Con la suola avanza Emanuelson.
alza la testa, a destra c'è un po' di spazio, Carpidelli, visto e servito, fino in fondo Carpidelli, forse ci pensa un po' troppo. Peccato, ho perso l'attimo. E alla fine Kinoshi, grande chiusura, si riparte, conclusione di punta, non male, Pipega. Di lui c'è Pucci, mi prega, prova a puntarlo col mancino. Pallone rimane in campo, alla fine si ricomincia dalle parti di Kinoshi, il capitano. Buono il tocco per Nana, vediamo se va alla conclusione con il destro potente, ribattuto ancora Nana! Oh, e Pippega con la deviazione vincente fa 1-0 Juve. Il numero 10 della Juve è lì. Il colpo sotto tentato da Catto, il pallone era rimasto lì, protesto, occhio al contropiede, 2 contro 1, Pippega, che parata di Ferroni, mamma mia, che parata, forse una delle più belle del torneo fino ad ora. Calcio d'angolo battuto, ogni Santi, la sterzata, poi la conclusione, alla fine occhio perché c'è Pippega da solo, 1 contro 1 con Ferroni, Pippega doppio passo, lo mette a sedere! E poi con il tocco sotto sfiora la traversa. Se posso dirlo, easy per Pippega, easy. No vabbè, ora mi hai fatto una malinconia. E qui intanto era arrivato il gol del Pippega, ma l'arbitro aveva fischiato. Si lamenta la Juve, Ortelli non è d'accordo. Qui si rischia qualcosa, Ortelli dice all'arbitro che è interista. Il gol non è buono, allora si riparte. Ancora! Il Pippega e ancora Ferroni, un duello infinito tra i due. Pronto Pippega col mancino, la bordata. Alto. Primo tempo. Senta, ma lei quando era piccolo hanno immerso i suoi guanti nell'acqua santa? No, sinceramente no, dodicesimo anno di portiere, però insomma lo trovo facile farlo, diciamo ormai. Chiamiamo invece colui che ha polemizzato con il direttore di gara dandogli dell'interista. Che è bello carico, eh? Ma vi hanno detto quanto gli è andato? Da quando c'è la regola che si fischiano i calci d'angolo, cioè adesso fischiamo anche per entrare in campo. Mi sembra una cosa imbarazzante, la partita ovviamente rubata palesemente così. Siamo qui davanti al più grande scandalo YouTube Italia dopo il 2015, abbiamo una roba clamorosa perché un calcio d'angolo non necessita del fischio. Io batto uno splendido calcio d'angolo, mi sono sentito, li ho messi per un attimo e lui mi ha tolto l'unica gioia della mia vita. Vabbè, adesso ne faccio un altro, però nel senso giocare così ti passa anche la voglia. Per questa camisetta però è tutto, quindi forza Juventus e giochiamo al secondo tempo. E vaffanculo. Ha fatto tutto lui. Siamo pronti dunque per il secondo Eccolo. Tempo di Fiorentina Juventus. Lo hai appena chiamato. Abbiamo apprezzato di mezzo interessante per Ortelli. Vabbè, ragazzi, la super parata ancora di Ferroni. Ma sto portiere che fa? Oh. Ha detto che gioca in porta da 12 anni e si vede. Che miseria. Nana, grande giocata, Nana, poi Ortelli se lo divora! Quello poteva essere il momento giusto per il sium! Oh, gliel'ho già detto mille volte! Francesco! Stai dietro! C'era il mister Copo Copo che stava chiamando... Attenzione! Oh! Pareggio! Santi! Il pareggio della Viola! 1-1! La Viola pareggia con il suo capitano! Parte Nana. Prova ad andare con le ultime forze, la sterzata, fino in fondo, prova a saltare... L'avversario, oh, l'1-2, Nana! Sul fondo! Da qui mi sembrava gol, ma poco fuori. Che palla di Ortelli. Pippega non sa chi darla, alla fine prova ad andare in mezzo, interessante per Ortelli. Se la ritrova in mano Ferroni e finisce qui. 1-1 tra Juventus e Fiorentina. Per oggi nessuna maglietta, nessuna esultanza particolare a parte l'Ambappé, cioè niente. Sì, in realtà perché me l'hanno chiesto dei ragazzi qua fuori, no? Io volevo dar tutto anche perché, come sapevate, eravamo abbastanza in difficoltà oggi. Sempre in alto i colori, anche quando si perde bisogna metterci la faccia e bisognerebbe che lo facessero tutti. Come ti sei trovato a giocare contro la Juve? Comunque una squadra che combatte con Ortelli, il duo Ortelli con Gilbert, ma soprattutto anche con Pippè. E sta una partita molto molto combattuta, risultato però secondo me giusto. Emanuelson, secondo te in che modo la stanchezza ha influito su questo risultato, sulle prestazioni e soprattutto sulla mentalità? Allora, sicuramente ci penalizza il fatto di essere qui per la prima volta e aver giocato la prima partita sotto un sole che era cocente. Torniamo quindi dalla Roma per l'ultima partita di questa giornata, dove vediamo però sfidarsi contro il Bologna, che è una squadra nuova ma con giocatori che conoscete bene, come per esempio Kundispa, che è un ex. Che ti devo dire, è una squadra forte, noi siamo obbligati a vincere secondo me perché abbiamo visto un Milan fortissimo. Cambi doppi, cambi singoli.
noi come lo facciamo stavolta? Beh, struttureremo sempre i cambi insieme al mio secondo, quindi partiremo con un cambio singolo per poi gestirli piano piano durante sia il primo tempo che il secondo tempo. Lo scontro con la Roma, la teme, non la teme, tenendo conto che si presenta come una delle squadre meno avvantaggiate del torneo? Per quello che ho visto in campo possiamo batterli tranquillamente. Quali sono le sensazioni di questa mezzanotte ormai scoccata e secondo te in che modo la stanchezza potrà avvantaggiarvi magari da una parte e svantaggiarvi dall'altra? Allora, riguardo alla stanchezza, noi non giochiamo da 5-6 partite praticamente, però questo secondo me avvantaggia loro perché sono un attimo più freschini di noi, noi è come se fosse un'altra giornata praticamente. Però ragazzi, non si entra con la paura, entriamo per giocarcela, parliamo sul campo. Si comincia! Senza paura, senza paura! Raid! Dai, raga, oh! Calmo, c'è una Pechini che fa tutto da solo, Pechini fino in fondo, poi liscia, la porta è vuota, critico! Va bene, va bene! Zector, cercare Kundispa che si gira, Raid, lotta, Kun in mezzo a due, c'è Cruz a raddoppiare, qui fallaccio però di Kundispa. Primo giallo della partita dopo i primi due minuti di gioco. Il miglior arbitro di sempre! Sergio, bravo! Bravo! Fate subito, bravo Sequel, fa l'indietro per Pellegrino, poi Cruz prova ad inventare la conclusione, forte ma centrale, va giù bene Pechini, parte Pierino, che botta di esterno destro alla Quaresma, grande parata da parte di Antoine, attenzione Pierino, questa volta non può nulla Antoine, 1-0 per il Bologna. Aiuto, aiuto! Adesso deve reagire la formazione giallorossa. Pellegrino alza la testa, Marconi prova a girarsi, chiuso da Exector. Buona la giocata di Cruz, intanto è rimasto a terra Pellegrino, ma si continua. Sequolf! Grande occasione per la Roma. C'è una super parata da parte di Pechini su Sequolf. Intanto è rimasto a terra Pellegrino. Momento di apprensione. Michi, scallate. Tutto pronto per il secondo tempo di Roma-Bologna. Si riparte dall'1-0 della prima frazione di gioco. Attenzione a Kun che tenta subito di sorprendere la Roma. Raid. Prima, bello il tocco di Rapolla per Marconi con la punta. Dai Federa, buono, dai un po' di cattiveria. Oh! Centrale però, Pechini attento. Buona azione da parte della Roma. Attenzione a Kun che si gira. Kun, forte ma centrale. Buona la risposta di Antoine. Poi Sequolf. Bravo Fede! Dai Simo! Alzati, Fede, alzati! All'indietro per il critico di prima per Kundispa che si libera bene. Ancora Kun, numero! Pallone lì di tacco! Alla fine ritorna Antoine. Dai che ci siamo quasi col secondo! Salta Rapolla, salta anche Sequolf. Ancora Omar fino in fondo, in mezzo. Vai, Antoine, dai, la porta è vuota e si divora il gol del 2-0 il Bologna con Exector. Pechini. Verticale al centro per Kun, spalla alla porta, vediamo se riesce a girarci, a girarsi. Attaccato da Marconi due volte, resiste Marconi con un rimpallo, vediamo se viene in campo, sì, due contro due, Marconi ancora la sterzata, c'è Rapolla, vediamo se si chiude l'1-2, bravissimo Rapolla e poi ancora Marconi chiuso incredibilmente da un super Pechini. Raid. Perde il pallone, Om, uno contro due, adesso c'è Pierino in mezzo tutto solo, Antoine. Salva la Roma dal 2-0, ma adesso momento di totale confusione, squadre lunghissime, il critico messo giù da un gesto di frustrazione di Rapolla che si becca anche il giallo. Dai, dai, oh, stai qua, stai su, Michi resta là. Qui il contrasto è durissimo, il pallone è ancora lì, finisce giù Cruz, calcio di rigore per la Roma. Cruz contro Pechini, una sfida interessante, il portiere del Bologna in gran forma quest'oggi contro Cruz, il fuoriclasse della Roma, parte Cruz, il pareggio della Roma, calcio di rigore imparabile, forte. Raid. Sector, poi Rapolla, vediamo se tenta il tocco per Cruz, prende la mira Pechini, ancora Cruz,
Incredibile davvero. È un duello infinito quello tra Cruz e Pechini. Calcio di punizione per la Roma. Battuto subito, attenzione a Reid. Palla sul destro, rientra sul bacino. Reid l'ha buttata, il pallone lì. Incredibile Pechini. Incredibile, doppio miracolo. Pazzesca, pazzesca prestazione di Pechini. Intanto qui rimane a terra qualcuno. Sta succedendo di tutto. Giallo per Antoine. Attenzione a Kundispa, prende la mira, parte la botta, una barriera gigantesca, impossibile passare, finisce qui 1-1 tra Roma e Bologna, con le occasioni finali della Roma disinnescate da un super Pechini. Intanto Risa in campo, eccoci qua. Eccoci qua, non poteva mancare. L'hai prese tutte, tutte, lei imprendibili, complimenti. Volevo dare una mano alla squadra, loro avevano un gran giocatore come Sergio Cruz, lo temevamo, sono riuscito a fermarlo in alcune occasioni, rigore discutibile però fa parte del gioco. Michele, arrivi a questo fine partita con il morale non sottoterra, cioè proprio come stai? Mi ha passato quell'infame lì, con tutto il rispetto, Pechini mi ha fatto una doppia parata, la prima soprattutto, la seconda ce l'aveva già lui in mano, si è alzato in un secondo, potevo fare meglio io, ma è stato bravissimo lui, devo fare i complimenti. Hai davvero usato il gol. Sì, la prima cosa ha detto gliela alzo, lui era già lì, e cioè potevo fare meglio forse, è stato bravissimo. E ovviamente non possiamo rimanere indifferenti, quindi signori ci sono delle conseguenze. Mi hai costretto a passare la mezzanotte del mio compleanno, veramente il punto più basso della mia carriera da telecronista. Tanti auguri a te!